Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Anche oggi parliamo di tarocchi. Vi voglio mostrare un altro dei miei mazzi da collezione. Questi sono i tarocchi degli angeli. Vi faccio vedere la scatola, che è questa è la parte dietro. E qui ho i tarocchi degli angeli, che sono particolari, veramente molto particolari. Hanno dei disegni molto suggestivi, se vogliamo. Questo è un mazzo che, diciamo, i significati sono esattamente gli stessi, ovviamente, degli altri tarocchi, però è un mazzo un po' particolare perché rispetto ai tarocchi tradizionali, questo mazzo aiuta un pochino di più quando si vogliono interrogare tutti quegli aspetti che riguardano non tanto le questioni pratiche, cosa fare, cosa non fare, ma quando si ha bisogno di una riflessione un pochino più spirituale, una riflessione su se stessi. È un pochino diverso rispetto a tutti gli altri mazzi, ma soprattutto è diverso l'uso che se ne può fare. E ovviamente si può interrogare come un qualsiasi mazzo, però la particolarità è proprio, come vi dicevo, l'aspetto più riflessivo e più spirituale. Quindi, se la vostra domanda riguarda una questione un pochino più pratica e un pochino più materiale, questo potrebbe non essere il mazzo adatto. Questo è un mazzo che è molto molto più adatto appunto quando si vuole un qualcosa di un pochino più profondo, quando si vuole andare più a fondo all'interno di se stessi, all'interno di una situazione, cercare di capire quali sono le emozioni che circondano questa situazione. Quindi diciamo che dà una risposta meno materiale e molto più spirituale e profonda. Quindi ora io ve lo sto facendo vedere un po' velocemente, perché non voglio, come dire, fare un video troppo lungo facendovi vedere le carte una a una. Comunque, come potete vedere, insomma, è un mazzo che ha dei bellissimi disegni ed è veramente particolare. Questo ovviamente è un mazzo tematico, cioè sono tutti quei mazzi non tradizionali, diciamo così, quindi non il classico mazzo di tarocchi di Marsiglia piuttosto che il classico mazzo dei tarocchi Rider-Waite. Questi sono mazzi tematici come tanti altri, poi ve li farò vedere anche gli altri che riguardano quindi un tema specifico, in questo caso il tema sono gli angeli. Io volevo farvi vedere ad esempio la carta del matto, se voi la osservate bene, vedrete che è metà angelo e metà diavolo, il carro. Voi potete notare che c'è un cavallo bianco e un cavallo scuro. E questa è ovviamente una lettura un pochino anche più spirituale, perché richiama anche l'aspetto più emotivo, quindi quello che noi magari vorremmo dal punto di vista emotivo, che potrebbe essere un'emozione più pura oppure un'emozione ovviamente un po' meno pura. Quindi ovviamente questi sono degli esempi soltanto perché ovviamente prendendo solo una carta e senza avere una stesura davanti sono solo delle ipotesi, ma era tanto per darvi un'idea dell'orientamento della lettura che si può avere utilizzando i tarocchi degli angeli. Sono comunque delle belle figure che mi piacciono tantissimo. Questo è il retro della carta che ha queste ali, come potete vedere. Io ovviamente ho questi mazzi perché li colleziono. Poi in realtà io i tarocchi degli angeli per le stesure non li ho mai utilizzati. Però insomma hanno questa funzione, quindi se volessi dare una lettura un pochino più spirituale, quindi con un orientamento diciamo più profondo, più intimo, più emotivo, potrei utilizzare i tarocchi degli angeli. Ecco, questo era un altro dei miei mazzi da collezione. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un abbraccio gigantesco. A presto!